Amiche ed amici appassionati di sport, buon pomeriggio e benvenuti su Molino Sporciano. E ragazzi, quest'oggi parliamo di Parigi-Roubaix, perché questa è la settimana santa, la settimana che ci porta all'inferno del nord, la settimana che ci porta alla regina delle classiche, e parliamo di un nativo di Giovo, parliamo di Francesco Moser. Francesco Moser da professionista era davvero tutto, perché non ha soltanto vinto 3 Parigi-Roubaix, ma nel suo passato da professionista, lui che era soprannominato lo sceriffo, è riuscito a vincere un Giro d'Italia, 2 Giri di Lombardia, una Freccia Vallone, una Gant Wevelgem, una Sanremo, un campionato sul mondo, del mondo su strada, uno su pista, negli inseguimenti individuali in particolar modo, ed è riuscito anche a battere il record dell'ora. 1978 è la stagione in maglia iridata di Francesco Moser, maglia iridata che venne conquistata da parte del Trentino nella stagione precedente nel mondiale venezuelano, il secondo mondiale dopo quello di Montreal del 74 che venne corso fuori dall'Europa. Egli riuscì a battere in volata, dopo un duello estenuante, il tedesco Thurot, terza posizione per Franco Bitossi a 1,19, quindi a debita distanza. Il 1978 è una stagione davvero particolare, sia per il mondo del ciclismo che anche per il mondo, diciamo, extra sportivo. Infatti è l'anno della morte dei due papi, e inoltre si spegne il 9 febbraio all'ospedale di Alessandria, alla modica età di 84 anni, Costante Girardengo. Inizio 78 è proprio Moser l'uomo da battere nelle grandi classiche di primavera, ed entra nella leggenda del ciclismo vincendo per distacco la Parigi-Roubaix, come Gimondi, come Coppi, con addosso quella gloriosa maglia iridata. I giornali francesi, in particolar modo l'Equipe, titolerà in prima pagina: un arc-en-ciel sur Roubaix. Moser però ha un compagno di squadra molto celebre quell'anno, si tratta di Roger de Vlaeminck, proprio lui, il re del pavé. Il patron Sanson volle questi due grandi campioni perché voleva portarsi a casa la Coppa del Mondo, che all'epoca era in palio per i gruppi sportivi. Unione che i due campioni non gradiscono più di tanto. De Vlaeminck alla Sanremo riesce a conquistare il successo battendo in volata l'odiato rivale di Moser, ovvero Beppe Saronni. Ma la Roubaix è invece Moser a giocare d'anticipo. C'è il debutto anche Saronni sul pavé, ma cade e rischia di essere travolto dalla sua stessa ammiraglia pilotata dal Fido Chiappano, e giura che a quel rodeo non si presenterà mai più. Moser attacca una ventina di chilometri dal velodromo sulle pietre di Venhain. Alle sue spalle la selezione è spietatissima. Gli unici che sembrano in grado di replicare a distanza sono Mertens, Rass e De Vlaeminck, il quale però non può collaborare alla caccia, in quanto comunque i due sono compagni di squadra. Però egli non vuole perdere, così ecco una storia per il quale il ciclismo da sport diventa spietato mestiere. De Vlaeminck infatti offre dei quattrini a Mertens per andare a riprendere il compagno di squadra Moser. Sarà lui stesso a confessarlo a distanza di anni. Francesco però è irresistibile. A 10 dall'arrivo ha un minuto di vantaggio, al velodromo vince a braccia alzate con 1 minuto e 40 secondi su De Vlaeminck, Rass e Mertens, completamente esausto. 28 anni dopo Coppi, 12 dopo Gimondi. Stagione 1979. Prima di passare alla Roubaix facciamo un piccolo excursus parlando in precedenza del Giro delle Fiandre e della Gant Wevelgem di quell'anno. Da quell'anno De Vlaeminck e Moser sono separati, infatti De Vlaeminck decise di trasferirsi alla Gis Gelati, e al Giro delle Fiandre, corsa praticamente stregata per Francesco Moser, Moser continua ad attaccare in continuazione. Alla fine c'era un gruppetto di testa con lo stesso De Vlaeminck, Moser, Rass e anche Thurot, che riesce a evadere dal gruppo e a guadagnare un po' di metri, ma a un certo punto fora, e così la sua ammiraglia deve andare in suo soccorso, però fa dei sorpassi troppo avventati e va a finire che Moser si scontra lanciatissimo contro l'ammiraglia di Thurot, quindi arcata sopraccigliare completamente distrutta per il Trentino che comunque riuscirà ad arrivare al traguardo in 11ª posizione. Gant Wevelgem, che all'epoca si correva nella settimana santa fra Fiandre e Roubaix, è spettacolare ed emozionante quanto passa sul Monte Kemmel, su Kelmeberg,
Cinque primi attori salgono alla ribalta: Moser, De Vlaeminck, Rass, De Maeyer e l'olandese Lubberding. Il finale è fantastico, fra gli sconfitti c'è anche un giovane Bernard Hinault, che su quel traguardo aveva vinto nella Tormenta 2 anni prima. I cinque al comando danno spettacolo, fra lunghi e rincorse assortite. Raramente si assiste ad un finale così bello, emozionante, avvincente. A turno ci provano tutti ad andarsene, un'emozione intensissima, prolungata. Si rialza presto Lumbering, che aveva tanto lavorato per Rass. Parte lungo De Maeyer, un invito per Moser, che si mette sulla scia di De Vlaeminck, che era intento a duellare con Rass, ma ai 50 metri, tra Roger e le transenne, Moser trova un varco. Nonostante quel gomito un po' allargato, distinto del rivale, lo rimonta in maniera splendida. Però sulla linea d'arrivo il trentino deve sterzare. Nella foto c'è la sua espressione quasi di paura, ci sono un mucchio di fotografi davanti a lui e un po' disciplinati. Troppo in mezzo alla strada, rischia di travolgerli, ma ha vinto lui, ha vinto Francesco Moser. E adesso l'Enfant du Nord, adesso la Parigi-Roubaix, avvincente, emozionante, ricca di colpi di scena come sempre. A causa di cadute, forature, incidenti vari, alla vigilia degli ultimi tratti di pavé sono in quattro al comando a giocarsi la vittoria: Moser, De Vlaeminck, Kuiper e De Maeyer. Bisogna affrontare gli ultimi logoranti tratti sulle pietre, in particolar modo quell'infinito di Vennen. I quattro vengono avvolti in questo tratto difficile di pavé da una nuvola di polvere e forano praticamente tutti. Prima De Maeyer, poi Kuiper, poi De Vlaeminck e Moser resta solo. Però fuori era anche lui. Però qui la fortuna è dalla sua parte. Alle spalle, quando si affloscia il tubolare, c'è già la sammiraglia. Le immagini sono particolarmente drammatiche. Il meccanico, Edoardo Fucacci, balza come un gatto dall'auto con una bici di scorta in mano. La porge a Francesco. Lo spinge, viene quasi investito da una moto dei fotografi quando lo lascia per risalire in auto. Un eroe. E Francesco va, anche se il vantaggio non riesce a raggiungere il minuto. Nessuno però più lo impensierisce. Come un anno fa entra solo al velodromo e i francesi lo applaudono convinti. Passa sulla linea del traguardo, c'è il suono della campana che indica l'ultimo giro nel velodromo di Roubaix. Entrano a quel punto in pista gli inseguitori, De Vlaeminck, Kuiper e Zoetmelk. Hanno un giro di pista di ritardo, è fatta. Moser così rallenta per non finire nella loro scia, per farsi fotografare bene per questa grande impresa. Perché il secondo sarà anche Roger. Nell'annata successiva, nel 1980, Moser, prima di andare alla Roubaix, tenta l'assalto ancora una volta al Giro delle Fiandre, il suo grande tabù. Riesce a mettere fuori gioco attaccando sul Koppenberg, sul Grandmont e anche sul Bosberg, De Vlaeminck, De Maeyer e Mertens. Resta solo con l'irridato Rass e con Michel Pollentier. Però i due abitanti delle Fiandre si mettono d'accordo in quella lingua incomprensibile quale l'olandese e si mettono contro Francesco Moser. Francesco Moser che comunque decide di attaccare a 3 km dal traguardo, però Rass continua a braccarlo. Ultima curva, ormai laggiù, in fondo, il rettilineo d'arrivo. Pollentier parte, Moser non vuole condurre la volata a Rass che è molto veloce, che va da lui a prendere Pollentier, ma l'olandese non si muove. I due sono d'accordo. E quando Francesco parte, purtroppo è troppo tardi. Dopo quella sonora sconfitta alla Ronde van Vlaanderen, Francesco Moser va fortissimo alla Roubaix. Si dice addirittura di un mai visto un Moser così forte sulle pietre. Entra in testa in quei settori di pavé decisivi e alle sue spalle succede di tutto: cadute, forature, una selezione micidiale. Il giovane francese Lassalle, De Vlaeminck, Thurot sono gli ultimi a cedere. Vano il ritorno di Bernard Hinault. Sono distacchi pesantissimi quelli al velodromo. In una giornata di sole e di buon vento, Moser vince la sua terza Parigi-Roubaix consecutiva, a 43 km orari di media, infliggendo distacchi pesantissimi: 1,48 al secondo classificato, Duclos Lassalle, 3,30 a Thurot, 6,5 a Hinault, De Maeyer e De Wolf. Mai così forte. Nel frattempo Saronni ovviamente non è andato alla Roubaix e ha preferito prepararsi per le classiche delle Ardenne, in particolar modo per Freccia Vallone e Liegi Bassoliegi. Saronni dichiarerà qualche giorno dopo dalla hall dell'Hotel Inn di Liegi: non l'ho neanche visto in TV la Roubaix, a differenza del passato, perché non è più una corsa, è ciclocross.
Prendete De Vlaeminck, ne ha vinte 4. È fortissimo, ma forando e cadendo ha detto addio ogni speranza. Se volete che vi dica che Moser è bravo, che è forte, ve lo dico. La realtà è che affronta questa corsa con il coltello sotto l'ascella per il semplice motivo che vincendola salva la sua stagione. Io e no, invece, la stagione alla Roubaix possiamo soltanto comprometterla. Abbiamo giro e tour noi. Giovedì successivo, Beppe Saroni riuscirà a portarsi a casa la Freccia Vallone e dichiarerà fine gara. Lo devo anche a lui se ho vinto. Con quel che ha combinato a Roubaix mi ha dato nuovi stimoli, mi ha convinto ad insistere nel finale. Ci vorrebbero ore ed ore per parlare dell'immensa rivalità fra Francesco Moser e Beppe Saroni, ma per ragioni di tempo e soprattutto per il rischio di andare fuori tema non ne parlerò in questo video. Pertanto questo video è concluso, lasciate un mi piace, commentate, condividete il video con tutti i vostri amici, seguiteci sulla nostra pagina Instagram Molerino Sport e noi ci vediamo a un prossimo video.